sia importante la comunicazione in ambito oncologico per noi operatori sanitari e di quanto sia difficile a volte tutti i giorni comunicare con i pazienti oncologici. La lettura che adesso vi sto per fare è un racconto, diciamo, delle emozioni di un paziente che ha avuto diciamo, l'esperienza di entrare in un centro oncologico. Paolo e Giuseppe si trovano a dividere la stessa camera al secondo piano di un reparto di oncologia. Le condizioni generali di entrambi non sono molto buone. Il tumore è avanzato e sanno di non avere più molte speranze di guarire. Paolo, che è già ricoverato da alcuni giorni, ha avuto la fortuna di avere il posto vicino alla finestra. Da lì si può vedere da vicino il grande albero, tutto ciò che lo circonda. Dopo poco arriva Giuseppe, che si deve accontentare del posto lontano dalla luce. Dell'albero riesce a intravedere solo il ramo e di tutto il resto non vede niente. I due non possono alzarsi, non hanno le forze per farlo. Nonostante le visite dei parenti, sono molte le ore di solitudine da riempire in qualche modo, perché la vita continua anche se tutto è immobile. E allora Paolo e Giuseppe riempiono la loro stanza e le loro ore di parole e di racconti. In particolare Giuseppe è molto curioso di quello che c'è fuori dalla finestra, del mondo che non può vedere, e così chiede a Paolo di raccontargli cosa lui riesce a scorgere. Paolo gli descrive un giardino bellissimo con tante aiuole, con tanti fiori differenti e ognuno di un colore diverso. Poi ci sono le siepi, gli arbusti bassi, anche loro colorati, di tutte le tonalità del verde e del marrone. Paolo è bravo a raccontare a Giuseppe e si innamora delle sue descrizioni e ogni mattina chiede all'amico di ricominciare da capo a raccontargli dei piccoli cambiamenti che il giardino ha durante quei giorni di ricovero. I fiori appassiscono, fioriscono di nuovo, le foglie cadono. I sogni di Giuseppe così continuano ogni mattina un senso, sapere cosa è cambiato e cosa è rimasto del giardino. Paolo, il primo ad arrivare, ma anche il primo che cede il passo, e una mattina come tante muore. Giuseppe vede i medici, gli infermieri correre, darsi da fare, vede i familiari arrivare e piangere, vede l'infermiere portare via il corpo. A Giuseppe mancano i suoi racconti, ma più di tutto manca il sapere cosa succede al di là di quella finestra. Così chiede all'infermiere che sta sistemando il letto per il prossimo paziente se era possibile essere messa al posto di Paolo, così anche lui può godere di quella vista. L'infermiere lo guarda un po' storto, ma poi Giuseppe insiste. Man mano che si avvicina alla finestra aumenta il batticuore, la gioia di avere ancora qualcosa in cui sperare domani, nonostante il dolore, nonostante la paura. L'infermiere, dopo aver sistemato il letto, lo lascia solo. Giuseppe si sporge un po' alla finestra e riesce ad inquadrare e finalmente il panorama, ma piange. E cosa vede? Nulla, solo l'albero solitario in mezzo al grande parcheggio dell'ospedale. Tutto è grigio, un inanimato cemento. Questo ci fa comprendere questa lettura quanto è importante prendere in carico il paziente e sapere che lui il giorno che arriva da noi è trastornato, è tutto incerto e a volte il mondo che è reale da noi per lui è surreale, quindi dobbiamo cogliere le sue emozioni, quel mondo delle emozioni che noi a volte non riusciamo a vedere. Quindi perciò è fondamentale la presa in carico del paziente quando giunge da noi. Il paziente oncologico quindi ha bisogno di professionisti che non solo comunicano, che sappiano comunicare, ma che sappiano adottare la comunicazione in relazione ai suoi bisogni e che sappia cogliere quelle paure, quelle incertezze che lui al momento presenta di quel mondo che noi a volte è nascosto e noi non riusciamo a vedere. Presa in carico quindi significa saper scegliere con il paziente le cose giuste, il percorso giusto, significa avere una meta, indirizzare questa meta, significa condividere, essere un po' da bussola. Quindi l'equipe in un centro oncologico vi è l'equipe multiprofessionale, cioè più persone che si prendono cura di questo paziente con un obiettivo comune, la cura e la centralità del paziente. Ma quali sono gli obiettivi di questo staff?
Quindi la prima cosa dobbiamo identificare i suoi bisogni reali, quelli assistenziali, i problemi e personalizzati, perché ogni paziente ha un suo vissuto. Quindi dobbiamo ridurre quanto più possibile i duplicati di assistenza, perché molto spesso il paziente migra tra un reparto e l'altro, quindi si creano dei duplicati assistenziali o di terapie. E quindi coordinare molto bene le attività del paziente. Valutare chiaramente di volta in volta le condizioni del paziente e le sue complessità. Ma a gestire il paziente oncologico, come abbiamo visto, dipendono più discipline. Quindi questi processi di miglioramento dell'assistenza non si devono limitare solamente alla parte oggettiva, quindi alla parte del corpo, quindi inerenti solo all'aspetto tecnico-pratico, ma dobbiamo focalizzare l'attenzione sulla soggettività del paziente, quindi l'aspetto di relazione e quello emozionale. Quindi che cosa significa informare? Informare per noi operatori significa orientare le scelte della persona malata di cancro. Informare significa educare, fare counseling con aspetti fondamentali e urgenti per le cure di supporto, nel senso che noi è fondamentale il counseling, specialmente al momento della dimissione del paziente, perché lui bisogna che quando va a casa ci sia qualcuno che si prende carico. Molto spesso la famiglia non è in grado, quindi bisogna chiamare le persone, oltre ai familiari, cercare di comunicare con i parenti, il medico curante, oppure le terapie domiciliari. Quindi l'informazione si può definire come un dialogo tra più persone che permettono di mantenere l'autonomia del malato. L'informazione quindi non è una semplice trasmissione di dati e passiva, incentrata solamente su chi la fornisce, l'informazione quindi noi, ma è un processo interattivo, incentrato molto su colui che la prende, quindi sul paziente. La persona malata deve essere guidata, compresa al problema, in quanto la conoscenza della malattia permette, la conoscenza della malattia non deve rimanere solamente con termini solamente per noi operatori, ma deve permettere di dare al malato più serenità. Quindi la comunicazione diventa terapeutica quando noi operatori ci rivolgiamo a un paziente e lo orientiamo, lo aiutiamo a comprendere la malattia e il suo percorso clinico, lo sosteniamo e effettuiamo consulenze, se possibile anche dove vediamo c'è bisogno di consulenze psicologiche, e condividiamo con lui tutto il suo processo terapeutico. È importante il nostro stile educativo nei riguardi del paziente, quindi educare che cosa significa? Mettere dentro, istruire, ma anche sviluppare, cioè noi mettiamo dentro delle informazioni al paziente, ma dobbiamo anche tirar fuori e vedere ciò che lui ha compreso, e quindi educarlo a condurre fuori anche i suoi bisogni. Ma per fare tutto questo ci sono degli elementi fondamentali. Prima di tutto dobbiamo avere un linguaggio appropriato, quindi la scelta dei termini è un linguaggio molto semplice. Poi dobbiamo adottare una serie di strategie educative, quindi dobbiamo essere molto sintetici e semplici. E insieme vedere se troviamo che il paziente, vediamo che non ha compreso bene, dobbiamo riformulare la domanda per vedere se tutto è semplice. L'infermiera viene chiamata anche a modulare la sua professione in funzione della persona che ha di fronte e quindi della presa in carico. Quindi importante è la personalizzazione dell'assistenza. Ma per fare tutto questo non bisogna, quando noi comunichiamo col paziente, non dobbiamo essere né evasivi e nemmeno invasivi col nostro tono, con il nostro timbro di voce. Ma l'importante è prestare ascolto, l'importante è essere attenti durante il dialogo e condividere ciò che lui a volte anche nel paraverbale ci può esprimere. Quindi l'infermiere deve dare spazio all'ascolto con parole, comprendendo i pensieri, le emozioni che il paziente porta con sé, e costruire insieme quella nuova realtà che a lui è molto sconosciuta. L'obiettivo finale è quello di costruire insieme un percorso assistenziale condiviso,
centrato sui reali bisogni, non quelli potenziali. Costruire quindi un percorso che significa insieme un percorso efficace, dove se diventa tutto efficace vi è una migliore adesione del trattamento di cura. Quindi l'infermiera in oncologia riveste un ruolo molto importante, perché è la persona che è più vicina al paziente e comunica di più col paziente, e molto spesso ci sono delle realtà difficili cui lei non può sfuggire. E instaurare un rapporto di lealtà e di affidabilità è molto importante. Ma noi oggi sentiamo molto parlare di qualità di vita. Ma che cos'è la qualità di vita dal lato del paziente oncologico? In un modo molto semplice, il paziente desidera non provare dolore fisico e mentale, non avere paura, non avere ansia, e che i suoi bisogni vengano, i suoi desideri vengano soddisfatti. Ad esempio quello di poter rientrare quanto prima a casa, di poter rientrare nelle proprie attività lavorative, riprendere e riappropriarsi del ruolo di madre, di padre e ritornare in famiglia con serenità. Sentirsi amato e quindi non sentirsi né abbandonato nemmeno dagli amici e né della famiglia, perché molto spesso viviamo situazioni di abbandono. Quindi noi, il nostro piano di assistenza è una parte essenziale, però il nostro strumento fondamentale è la cartella clinica, perché la cartella clinica racchiude tutto ciò che è il paziente, racchiude l'orientamento del paziente in relazione, quindi dovremmo lavorare in relazione al disturbo specifico che al momento il paziente presenta, se si appresta a fare o un esame o un trattamento tipo vediamo un trattamento di chemioterapia, di radioterapia, quindi possono comparire degli effetti collaterali. Quindi, come mi ripeto, fondamentale orientare le scelte del paziente, informarlo, fare counseling. L'informazione quindi diventa, si può definire un dialogo che permette di dare questa autonomia al paziente e di adattarsi meglio alle cure. Quando arriva il paziente da noi in un'unità operativa, l'importante è l'informazione, quindi informare sulle regole, una parola un po' così stringente, però dobbiamo presentare quali sono ad esempio gli orari, le telefonate, gli orari che i medici possono ricevere i parenti, presentare lo staff e il personale di supporto e poi partire con l'esame obiettivo, quindi con la creazione della cartella infermieristica. Dobbiamo di volta in volta dare chiarimenti sui trattamenti che il paziente si appresta a fare, sia quelli strumentali che farmacologici, supportare il paziente in caso di insorgenza di effetti collaterali, supportarlo a livello psicologico, quindi se è il caso chiamare lo psicologo e chiaramente coinvolgere anche la famiglia, e dare chiarimenti sulle varie attività che man mano lui ha durante la giornata. Quindi, fondamentale è l'ambiente che si viene a creare, che deve essere confortevole, dare tranquillità al paziente e sicurezza, e sicuramente dà un maggiore vantaggio sull'evoluzione del trattamento e chiarire le problematiche del percorso che lui si appresta a fare, i bisogni che lui ha, e adesso li vediamo un po' per volta. Cosa facciamo? Noi come andiamo a valutare i bisogni? Attraverso le diagnosi infermieristiche, l'alterazione dell'immagine. I nostri pazienti molto spesso arrivano da noi durante i trattamenti che hanno la loro immagine distorta, la vedono distorta oppure ce l'hanno. Possiamo pensare ai pazienti che hanno subito chemioterapia, specialmente nelle giovani donne che i capelli sono caduti, quindi loro si vedono messi in un gruppo, il gruppo dei pazienti oncologici, quindi il loro aspetto è stato modificato. Noi, qual è il nostro obiettivo? Parlare col paziente e cercare di dare delle risposte giuste e aiutarlo a migliorare la sua immagine, quindi consigliandogli delle parrucche, dei foulard, accorgimenti per quanto riguarda il trucco, rendere tutto questo mondo suo così irreale in questo momento per accettarsi. Un altro bisogno è la paura e lo stress. Quindi noi individuiamo che il paziente ha paura della diagnosi, della prognosi di questa malattia, e quindi noi dobbiamo consentire alla persona di riacquistare un po' sicurezza, quindi con l'autostima, e cercando di consentire una buona qualità di vita.
molto spesso i nostri pazienti hanno paura perché hanno paura dell'evoluzione clinica della malattia e quindi della prognosi. E quindi cercare di ridurre lo stress emotivo parlando, coinvolgendo i familiari, i partner e anche le figure di supporto sul territorio. Un altro aspetto importante è l'alterazione del modello della sessualità, che è correlato molto spesso alla presenza di stomie, oppure alla presenza, perché c'è una modificazione dell'immagine, alla presenza di una tracheostomia, quindi. E noi dobbiamo fornire delle domande, delle risposte alle domande che ci pone il paziente, esorcizzando quei fantasmi che molto spesso sono legate ad esperienze negative avute in precedenza o da amici o da parenti che ne sono venuti a conoscenza. Quindi, ma quali sono i nostri punti di forza? Prima di tutto lo strumento funzionale è il modello organizzativo che noi adottiamo in una unità operativa. L'uniformità delle misurazioni assistenziali, quindi con la cartella clinica, con le scale assistenziali, la quantificazione dei dati, quindi ci permette di quantificare meglio i bisogni dei pazienti, la rintracciabilità della clinica del paziente, quindi con la cartella, in quanto il paziente ogni volta che si sposta da un tavolo operativo a un servizio, la sua cartella deve sempre seguirla in quanto ci sono tutti i suoi dati. La condivisione dei percorsi interprofessionali, quindi ogni volta che un paziente si va a fare un esame è importante, diciamo, che è un piccolo, sono delle piccole emozioni di un paziente che è arrivato smarrito, però alla fine del trattamento ne è uscito diciamo molto entusiasta nonostante l'esperienza che ha avuto in un centro oncologico. Nel corso della vita si aprono molte porte, alcune delle quali sono l'accesso per realtà che non si vorrebbero conoscere, soglie che si attraversano con passi incerti e di disperazione sul viso. Si entra nell'orbita di un mondo in cui è difficile respirare. In sottofondo il suono binario dell'emergenza, si parla della tua lingua ma con termini sconosciuti e incomprensibili al momento. È tutto così assurdo. Questo mondo si chiama ospedale oncologico, fa tanto paura il suo nome. Ti ritrovi seduta su una carrozzina davanti alla porta d'ingresso e non capisci niente, sei spaventata, sai che c'è un mondo immobile, concreto e reale, intorno a te, ma vedi tutto sfumato. Tutto ti sembra girare, in quella chiarezza in realtà nulla è chiaro, sei in uno stato di confusione totale e ti appare tutto così surreale, tutto così impossibile che ti viene solo voglia di pensare che questo non può succedere a te. Invece ti si chiude dietro le spalle quella porta e tutto inizia. Quella porta d'ingresso mi fa paura ancora oggi. Sai che il giorno in cui la apri per entrare, ma non sai né come, cosa ti aspetta, né quando la riaprirai per uscire. Come se non bastasse, arriva la notizia, la tua vita ti scappa dalle mani e tu, malato di cancro, non ci puoi fare nulla, perché la malattia ha preso il sopravvento su tutto ciò che avevi fuori da te. Ti ritrovi di fronte a due scelte, morire o lottare per vivere. Arriva il giorno in cui apri gli occhi e ti accorgi che una, due, tre, dieci infinite mani ti tendono davanti a te ed ecco che il dolore lascia spazio alla speranza. Così quelle lacrime e la sensibilità acquisita ti rendono capace di vedere quanti angeli abitano in questo mondo. Gli infermieri sono strani, non sono i soliti infermieri, hanno qualcosa di più, qualcosa che li rende speciali, diversi. Sono un miscuglio di professionalità e di sentimenti. Non svolgono solo il lavoro ordinario scritto nelle cartelle cliniche, ci mettono le loro emozioni, loro stessi. Diventano i tuoi amici, li chiami perché vuoi che ti stringano la mano quando stai male, perché vuoi fargli vedere l'ultimo smalto o un pigiama che ti hanno appena regalato, o semplicemente perché vuoi spettacolare un po'. Questo è il mondo dei pazienti oncologici. Quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno. Grazie.